Io sono la persona meno esoterica al mondo, non credo a cazzate, letture di manico. L'astrologia è una cosa strana, l'ho praticata in India con degli anziani, è sorprendente, ha qualcosa a che fare con la magia della vita che non ci spieghiamo. Lo dovevo capire, perché mi hai fatto star tutta la notte a pensare a te. Cioè, la vittima degli scorpioni, perché loro sono di un'intensità e di una sofferenza così, Sì, è vero. così quasi concreta che Però io non posso bisogna. resistere perché la bilancia cuspide di scorpione, io voglio salvarti subito. Eleonora, sono molto emozionato e in un certo senso ero anche molto timoroso nell'intervistarti. Tutti nella redazione di Vanity Fair eravamo timorosi per un semplice motivo. Parlare di tumore, di cancro, tu hai un adenocarcinoma al pancreas. È sempre stato un tabù, storicamente, un tabù che ha portato molta solitudine e una solitudine che ha portato le persone che soffrivano e che avevano questa patologia a interrogarsi da sole su che cosa fare del resto del tempo che avevano. Ora, è per questo che noi abbiamo voluto intervistarti, perché più della malattia vogliamo con te parlare del tempo che resta. Perché il tempo che resta è vita. Ora poi arriverò a farti la domanda precisa. Il tempo che resta, come ci aveva detto Michela Murgia, non è tanto importante il cosa, ma il come. Assolutamente, assolutamente, intanto onorata anche di avervi emozionata, ma in questo caso è involontaria la mia autorevolezza di malata che appunto. Come prima reazione, comunque, a questa incredibile solitudine che ho constatato della malattia tumorale, ho avuto voglia di andarlo a dire. Perché io sono molto amata da molti anni e so che dirlo in televisione e poi quello scoprire la testa è stato molto liberatorio per molti. Per me non è un fatto di vanità, è stato imprescindibile perché sono cresciuta con il pubblico, avevo 19 anni e spesso ho confuso la mia famiglia con loro, quindi non potevo mentire a loro. Il tempo che mi rimane, la prima cosa che la reazione che ho avuto quando l'ho saputa ai miei due figli, che sono le persone che contano davvero, i miei nipoti, eccetera, nella mia vita, è stata questa. Non so quanto mi rimane da vivere, ma sicuramente se è solo una lotta contro l'impossibile, che può ridurre il tempo buono che mi rimane con voi perché mi ammala, allora non la farò, non ti dico i miei figli come hanno reagito, mi sono resa conto che era una cosa egoista, perché sicuramente il tempo che mi rimane, che non so quant'è, potrebbe essere qualche anno, ma sai che potrebbe essere qualche mese. Io voglio assolutamente, sempre più sono chiusa nel bozzolo dei miei due figli, delle loro due mogli, del mio nipotino, del mio nipotone, i miei fratelli, i miei amici del cuore. Ecco, sono sempre più chiusa affinché ogni minuto sia denso, importante e così lo sto vivendo da un anno. Ora è intercorsa una novità perché per la prima volta ho avuto davvero una chemio pesante e mi sono trovata col mio oncologo a ragionare proprio su questo. Gli ho detto: guarda che se io me ne devo andare fra qualche mese, non voglio stare a fare questa lotta che mi devasta dove la medicina mi ammala. Pazienza, però voglio stare bene con loro, non voglio spaventare i bambini. Voglio non stare mai, voglio avere il tempo per stare con loro. Hai visto che è venuto mio figlio grande? Da quando è successa questa cosa, mio figlio si è avvicinato a me, sai, ha 43 anni, vita sua, è tutto in una maniera commovente. Stiamo vivendo delle cose che avevamo mancato di vivere. Quindi, usando anche l'intelligenza e la lucidità, non sprecare nemmeno un minuto. Senti, Emily Dickinson, la poetessa, diceva che un colpo di morte è un colpo di vita e tu Sì. hai detto che quando nella vita prendi un colpo frontale, allora capisci veramente il significato profondo della vita. Che cosa hai capito che non sapevi prima? Di colpo, più ancora che capire esattamente il significato della vita, di colpo è come se l'impatto avesse fatto cadere tutta la polvere, la ruggine, le cose inutili, le stratificazioni, è rimasta solo la densità. E la densità è lo strazio di lasciare figli e nipotino. Il loro strazio, quanto mi sono fatta divorare dalla sensibilità, io ero fin da bambina di un'empatia incredibile, infatti non è un caso che sia diventata un'attrice senza volerlo perché io dovevo fare il restauro, quindi era proprio tutta un'altra. Perché la mia empatia per gli altri, no? E questa si è ampliata in una maniera
impressionante con la malattia. L'altra cosa che ti voglio dire è che mi è scattato, da persona anche molto razionale quale sono, la voglia di lasciare tutto in ordine. Tutto in ordine vuol dire quelle piccole cose che ho, poche, ma lasciarle mirate, dire tutto quello che c'è da dire. Sai che io, siccome ho avuto una vita troppo di corsa, non sono mai riuscita a buttare niente. Credo di essere l'unica che ha l'agendina dal 74. Io ho tutte le agendine. Quando ho scritto l'autobiografia c'era Mondadori e ridevano piegati in due che andavo a cercare l'agendina. No, se tu vuoi sapere io cosa ho fatto, che ne so, nel 78, il 6 marzo, io vado, apro l'agendina e te lo dico, è fantastico. Quindi non ho mai buttato niente. Ho le cartoline dei nonni, perché ho avuto una vita troppo di corsa e non sono mai più riuscita a recuperare. È stato tutto un trauma i primi anni, non è stato mai. E quindi ho conservato tutto. Adesso loro hanno un garage strapieno di scatoloni e addirittura un magazzino pieno di qualsiasi cosa. Infatti, siccome uno dei due, quello che è venuto oggi, è un po' più, e l'altro più romantico, io e l'altro a quello giorno dico: non far buttare niente, non glielo dire ad Andrea, non farlo andare nel magazzino, apri tutto prima di buttarlo. Sai, io fin da quando ero piccolissima, penso che tutti ce l'abbiamo, ma io insegno in accademia, quando per ragioni recitative io faccio questa domanda, cioè: ragazzi, l'anima ce l'avete? Esiste? Ce l'avete? Cioè, ogni volta su 25 c'è qualcuno che mi dice no, però quasi tutti dicono sì. Io, l'anima per me è quella voce che mi parla, io non so se voi ce l'avete, io fin da piccola ho una voce che mi parla, mi sono sempre relazionata a un essere superiore e non ho mai invece aderito al pensiero più umano di Gesù. A me piace molto, sai, sono mezza austro-ungarica, a me questo qui severo mi piace, che mi tiene in riga alto, no? Quindi il senso che la vita, ammalandoti ti rendi conto che meccanismo complesso, cioè il corpo è una macchina perfetta, complessissima, come puoi pensare che sia il risultato del caso? E tutto il resto è inesplicabile, perché prima sapevano poco, era meglio essere un pastore errante dell'Asia che vedeva solo le stelle, mo ci hanno detto che quella è nel nebulosa, lì c'è il buco nero, lì c'è sta il buio. Io non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Però è chiaro che il senso della morte ti apre anche sul significato di questa cosa qui. Cosa c'è dopo? C'è un dopo? Un prima c'è. Perché io, ti ripeto, ero una bambina ipersensibile. Avevo la voce che mi parlava e poi ero anche stupita ad essere capitata qua. Io continuavo a dire, considera che ho ricordi a 2 anni, 1 anno e mezzo, è una cosa impressionante, che dicevo: ma io che ci faccio qui con queste persone? Cioè, avevo questo tema, poi vabbè, la vita ti diluisce le cose, adesso mi ritorna prepotentemente. Senti, tra una foto e l'altra ho ascoltato quello che dicevi e a tuo figlio hai confidato: sai, un tempo mi sarei lamentata perché il capello non mi scendeva in un certo, non avevo l'onda giusta, e adesso invece non me ne frega più niente. Guarda, allora, i capelli, no? Poi l'attrice, poi io avevo questo, ci ho impiegato 50 anni a tagliarli, perché non potevo, avevo addirittura la deformazione del collo per l'onda. La libertà, cioè mi sono caduti i capelli e ho detto: Dio, vabbè, dico, la testina è carina, certo fa freddo, però ho detto: non me li devo più lavare, non mi devo più fare la piastra, non devo più andare dal parrucchiere a fare i colpi di sole. Sono un uomo finalmente, viva, libera! E mi sono sentita un uomo. Ho detto: ma come sono liberi gli uomini? Possono fare 3 docce al giorno? Io no, perché con tutti quei capelli. Quindi tendenzialmente io riesco a vedere il lato positivo delle cose e vi assicuro che avere la testa libera è estremamente comodo, ma voi siete tutti uomini, lo sapete, non potete... Vabbè, tu ce l'hai un po' più lunghi, sono rognosi, non dire di no è una palla, lo sai. Hai ragione, lo sai. Sì. E la stessa cosa è che a un certo punto ho tenuto in piedi una solarità, perché io mi sono fatta il lifting ma mai riempita, ho sempre amato avere le rughe, quelle di espressione e tutto, però nell'ultimo anno quelle piccole cosette, il botox e tutto è esploso e anche lì ho detto: pazienza, adesso è la verità, tanto c'è un tempo per ogni cosa nella vita e adesso non è il tempo di essere tutta, è il tempo di essere vera, è il tempo di...
cogliere tutto l'amore che mi arriva, ma me ne arriva proprio tanto, tanto. Guarda, sei soffermati a vedere sotto le foto di Instagram, è incredibile. E poi è anche il tempo di cose, di altre priorità. È quali? È il tempo che è poco. La priorità assoluta è lasciare l'ordine, è stare il più possibile con i figli, con il nipote e loro, le persone che ti ho detto prima. Allora, e se invece mi guarissero? E se invece queste soprattutto terapie sperimentali, di cui una esce a gennaio, sono già nell'elenco che dovrei, mettilo che arrivo, spero, a gennaio. Se sopravvivo non sarei mai guarita, no? Perché ho studiato e lo so, devi sempre fare cicli, ti aiuta. Però non lo so, se mi rimanesse del tempo da vivere, non lo so se tornerei a fare quello che ho fatto tutta la vita. Non lo so. Potrei, se avessi del tempo, tipo qualche anno, forse, ma penso di no, ma potrei 3 volte l'anno andare a salutare tutti, desiderio di ritrovare tutte le cose da bambina, quelle che erano preziosissime. E poi il modo col quale riesco a stare adesso con i bambini, in particolare quello che è di mio figlio, più la sua sorellina che è figlia della mamma. E mi sono così legata a loro. Di loro ti voglio chiedere dopo. Sì, mi piace Gabriele. Pensare che posso fare la babysitter, che non faccio più la Giorgi, sto con i bambini, ma è vero? Non faccio più la Giorgi potrebbe essere un bel titolo. Senti, in un'intervista recente a Verissimo, che ti hanno, eri insieme a Chavarro, lui ti disse di non esporti. Tu invece l'hai fatto, hai fatto di testa tua e hai detto che sei stata impressionata dall'amore e dall'affetto che ti hanno travolto. Ma io ti voglio fare un'altra domanda. Quanto ti è costato nella tua vita fare di testa tua? Io non credo di aver mai potuto, in partenza, a causa dei genitori, come li definisco io, gli immaturi, un po' irresponsabili, definiamo così, aver potuto fare di testa mia. Io non credo di aver, fino... Poi sai, tutto era avvenuto. Quindi ho preso micro decisioni all'interno. Quindi è stato di testa mia persino la separazione che Chavarro mi attribuisce. Non è vero, perché tu lo sai che non può mai andare solo da una parte. E per non parlare di Angelo Rizzoli che me l'attribuiva, essendo stato lui a dirmi rispetto a certe cose. Sicuramente ho un'indole fiera, non orgogliosa per niente, sono credo piuttosto insomma fiera molto e con gli uomini molto, mamma mia. Però io sono stata sempre nei panni di un'altra. Quell'altra l'ho abbandonata a 10 anni e adesso che finalmente sono malata ho l'alibi per recuperarla e essere me. Per questo non so se farò la Giorgi. Senti, hai molto parlato delle tue 2 nonne, che sono state delle fondamentali e molto amorevoli, e hai anche detto che hai avuto dei genitori assenti e poco responsabili. Giovanissimi, bellissimi, qui in questo quartiere, viziatissimi, hanno fatto tutto il contrario di tutto. Senti, come si fa a diventare un bravo genitore, una brava madre, nonostante i propri genitori? Appunto, guarda che è molto... Non so se brava, perché bisogna chiederlo ai figli, i risultati ci sono, oggettivi, però la loro felicità bisogna chiederla a loro. Sicuramente nel mio caso è stato ispirarmi a non fare come i miei genitori. Cioè, proprio quello. Nel senso che, soprattutto mia madre, la prima cosa che ai miei figli ho fatto sentire è che se li avevo chiamati qui, io ero la garante. E lo sarei stata per sempre, perché li ho chiamati io. Invece lei ci ha fatti chiamare, ma come i gattini ci ha buttato in mare. È molto personale. Mia madre è una mistica, con un cammino neocatecumenale, ha anteposto il suo, come dire, rapporto con Dio a tutto. La sua famiglia è stata Dio, la sua comunità. Insomma, mio padre ha preso un'altra strada, quindi... Considera che mia madre è ungherese, che avevo la nonna, che ovviamente ti immagini i comunisti sovietici per mia nonna, e mio padre ha fatto una vita parallela con la sorella di Miriam Mafai, che era il Partito Comunista, Giancarlo Paglietta, cioè, capito? Succede tutto e di tutto. E mio padre ha altre 2 figlie, che adoro fra l'altro, ma io ho amato anche la sua compagna, però è stato tostissimo, è stato tostissimo. Io credo che loro non potevano creare di peggio per noi, non è stato facile per tutti noi. C'è chi di noi, perché alla fine siamo 7, scopre il cammino terapeutico adesso. Io sono 20 anni che glielo dico, questi andavano arrestati, cioè telefono azzurro, ma vero, ma erano stupendi, mio padre coltissimo, ma
senso di responsabilità zero. Sai, mia madre è rimasta incinta a 18 anni con papà a 20, tu capisci, nel 49. Figli unici adorati di questi genitori benestati, li hanno fatto veramente. E poi lui la storia parallela, le altre bambine, insomma è stato molto impegnativo, quindi io non ho potuto scegliere. E io non volevo, cioè non avevo pensato di fare l'attrice, se no avrei studiato, avrei fatto tutto diverso. A me piace molto l'artigianato artistico, quindi il restauro dell'opera pittorica antica mi faceva impazzire, proprio impazzire. Fra l'altro sono carriere favolose, perché comunque sei a contatto con cose. E quindi io quell'anno, quando in sostanza ho una mia foto da fotomodella, cioè la compagna di mio padre, che era una grande costumista, cioè, no, mi fece fare delle foto, disse ma perché non fai delle foto di pubblicità, ero carina, tutto. Quindi era collaterale, non era quello che pensavo. E una di queste foto capitò sulla scrivania di Tonino Cervi, che era il figlio del grande Gino, che cercava, tu figurati, una sostituta di sconosciuta a me, Ornella Muti, perché parliamo di, che aveva 17 anni, per il sequel, né? Di un film che aveva fatto l'anno precedente, un film di genere. E aveva provinato tutte le ragazze e non lo convinceva nessuno. E mi volle incontrare. Ed è da ridere perché io, non avendo mai fatto un provino poi in vita mia, non ero un'aspirante attrice, mi sono presentata. Buffa, buffa, lui si è incantato, avevo il cappello di paglia preso a Londra con la violetta, tutte le stelline di paillette attaccate, le zeppe di scarpe, la borsina jeans, la gonna, c'era questo negozio a Roma, Camomilla, che era tutto estroso, e lui si incantò. Aveva nella stanza accanto un fotografo, un parrucchiere, un truccatore, mi disse ma vorresti fare, dico ma facciamolo. Allora vado lì, col costumista tutto, vedo il vestito di tela di sacco, perché il film era d'epoca, un saio praticamente, e mi dicono è quello di Charlotte Rampling, di Addio fratello crudele. Io perdo la festa, ho un giramento in testa, perché Charlotte era il nostro mito di ragazzine, no? La Rampling. E mi infilo sta cosa e non m'entra. Io di tutta quella cosa, di quel, ricordo solo la mortificazione tendente all'umiliazione, di loro che tiravano e io avevo queste tette. E l'altra cosa che è da ridere, è che se, poi l'art director di quella cosa è diventato il mio più grande amico, adesso lui ha 80 anni e siamo amici ancora, ancora ride, perché dice, il truccatore venne con, io avevo proprio il sopracciglione, no? E ero moderna, ero ragazzina, cominciava il selvaggio, e c'erano le ali di cigno, che a me mi facevano orrore le ali di gabbiano, e lui viene con questa pinzetta e dice, io gli ho preso la mano e ho detto, cosa stai facendo? Dobbiamo pulire. Ho detto, ok, non faccio l'attrice. Sono alzata, loro erano sconvolti. E adesso invece la punizione, le mie adorate sopracciglione, se ne sono andate. Questo la chemio non la perdono, i capelli sì, ma le sopracciglia mi fa una rabbia. Ti chiedo degli uomini, ti faccio dei nomi e tu mi dici un piccolo ricordo, che cosa ti ricordi di loro. Iniziamo dal primo, Fellini. Ah, il profumo di lavanda. Perché? Perché le sue mani profumavano di lavanda e con Fellini è una storia strana perché io mi fidanzo a 14 anni, casualmente il mio fidanzato, che è sempre uno studente dei Parioli, però è il figlio di un grande direttore della fotografia ungherese, come mia madre ungherese. E lui si dilattava, sai, erano gli anni di blow up, lui era, e quindi io mi sono fidanzata dai 14 ai 20, sono stata con lui, e io ero la sua modella, perché c'era blow up, Antonio, capito? Quindi lui con la Nikon. Ti faceva le foto. E mi portava alle 2 col Vespone d'inverno a Fregene per fare le foto in spiaggia. E un giorno, mentre io mi atteggiavo, sempre un po' oversize, quindi non ero esattamente né, vediamo Fellini con la segretaria che si ferma lì, che ci guarda, poi parla con Gabriele, poi viene da me e lui mi dice, ma tu vuoi fare l'attrice? E io ho detto no, e lui mi guarda e fa, ma tu farai l'attrice? Ma io dico no, dice però vienimi a trovare, e io ho detto ma io ho un po' paura. Ma ho detto no, vieni. E Gabriele mi accompagnò a Cinecittà e io andai a trovarlo, ma e lui voleva che io facessi qualcosa, era addirittura satirico, se non mi sbaglio. E io scappai da lì, però lui mi aveva detto che io avrei fatto l'attrice. Passano anni, si gira a Roma, non c'entra niente l'attrice, lì insisto, Gabriele, che era un privilegiatino, cioè aveva la supermoto nel 70, la Honda, e Fellini cercava le supermoto per i titoli di testa o di coda di Roma, il suo film. Perciò aveva sguinzagliato nelle piazze di Roma Nord, chiaramente, perché allora. E quindi venimmo affittati la moto,
il conducente e io. Ed eravamo un gruppo di 30 moto, in un'altra c'era mia sorella col suo fidanzato, ma in un'altra c'era Renato Zero, in un'altra c'era Loredana Bertè, sconosciuti. E abbiamo passato 10 giorni nell'allora nascente ZTL, adorando che lui con la bandierina ci faceva partire, noi invadevamo Piazza Navona e tutto, però non mi ha neanche vista. Passa tempo e io mi sposo con Angelo. E il nonno di Angelo ha prodotto la Dolce Vita, chi è più legato a loro, coi Rizzoli. E quindi torna Fellini e ritorna tutto questo nostro racconto fin dalla spiaggia di Fregene. Te l'ho fatta lunga, però è un bel ricordo. Quindi ogni volta che lo incontravo a Piazza del Popolo, lui abitava via Margutta, lui ti veniva lì, ti faceva così, e io mi ricordo la lavanda. È la cosa di Fellini. Senti, Verdone. Carlo è uno scorpione. Un altro. Certo, io ho solo scorpioni che sono nel mio destino. Con Carlo realizziamo il mio miglior lavoro, secondo suo padre anche quello di Carlo migliore. Sicuramente un piccolo gioiello, un film che incanta ogni generazione perché tocca i tasti, quelli teneri. Il personaggio di lui con le sue insicurezze è commovente per un maschio. Tutti i maschi quando arrivano a quell'età, e adesso anche le ragazze, perché siamo chi sarai. E lei con quell'ingenuità intelligente, peperina ma riflessiva, ingenua. Però solare. E poi lui scrisse un capolavoro di personaggio femminile, perché lei dice no, anch'io ho diritto alla mia dimensione, al fidanzato. Quella era rivoluzione nell'80 ancora. Quindi Verdone, con lui compio la cosa migliore, ma Verdone mi traumatizza perché io sono abituata a sordi vitti e immagino di aver conquistato una coppia. E invece lui fa io e mia sorella. E lo propone a Ornella Muti, che era sbagliata, perché ero giusta io. Con tutto che adoro Francesca, Ornella Muti l'adoro, non era giusta, era la peperina rock, ero io. E questa cosa mi ha scioccata. Pensa che un giorno Sordi me lo disse pure. Mi disse, ma non hai più fatto i film con Carlo? Dice, certo che è strano lui, perché Carlo ha sempre cambiato partner, quindi non credo di essere stata oggetto di una sua, anzi so che mi stima tantissimo. Però questa cosa mi ha fatta soffrire moltissimo, moltissimo. È stata ragione di una grande sofferenza, anche se con lui sono tornata in compagni di scuola, ma era un piccolo ruolo. E poi siccome sono un ottimista, fino all'anno scorso dicevo, ma intanto prima o poi lo rifaremo. E adesso non so più se c'è il tempo, Carlo, non è più rimasto molto tempo. Questo forse. Questo è un messaggio per Carlo. Celentano. Lui mi ero presa una cotta, anche se ero sposata poi con Angelo, quindi una cotta assolutamente platonica, ma lui era, io credo, uno degli uomini più sexy che io abbia visto nella mia vita, una cosa, perché era un sexy mentale, un sexy da pazzo, un sexy strano, però una cotta buona. E mi sono tanto divertita a lavorare con lui, perché lui è surreale, è lento, quindi io gli potevo arrivare addosso e fargli tutte quelle cose e lui si divertiva. Abbiamo fatto 2 film insieme, di cui uno l'ho proprio adorato, che era Mani di Velluto. Sì, e l'altro Grand Hotel, che poi con tutte quelle star, c'era anche Verdone, fra l'altro. Senti, prima di passare agli uomini della tua vita, non quelli della tua carriera, voglio chiederti di una donna di cui tu hai parlato, che è Oriana Fallaci, e hai detto ci siamo tanto divertite insieme. Sì. Cosa facevate per divertirvi? Beh, intanto lei mi trascinava per negozi di New York, così, e si divertiva. Ma ci siamo divertite soprattutto a parlare. Devi pensare alla condizione incredibile. Lei era piena di pregiudizi. Io capirai, l'attrice, giovane, ventenne, Rizzoli, tutto il male che mi potevano dire. E invece Angelo ci porta a cena e lei ha proprio, capisce proprio che... E quindi, siccome comunque ero una ragazza particolare, originale, ero diversa, ero molto colta poi. Io ero molto colta, già 20 anni, 30 anni, piena di curiosità, di interessi. E Oriana era veemente, era piena di passionalità. Io ero affettuosissima con lei e a lei questo piaceva tanto. E lei era polemica col suo editore, sai, poi è successo tutto quello che è successo. Lei è stata un emblema di femminilità a cui non ho mai evitato di... non ho mai potuto evitare di pensare. Fumava come una pazza, cosa che io condivido, adoravo. Su quei trampoli, femminilissima, piccola piccola, le unghie laccate di rosso, il rossetto rosso.
e mi portava nei locali russi di New York. Sono stata molto a New York con lei. Poi venne a Roma quando era nato Andrea, ma penso io sono strana, pensa mi sposo e non propongo a lei di fare il testimone, l'avrebbe fatto di corsa, sempre perché sono discreta, non mi piaceva. E invece lei arrivò con tutti questi vestitini americani per Andrea, che allora in Italia non c'erano, i jeans, le cose piccole così, affettuosissima. Poi fu tremendo perché successe tutto quello che successe con Angelo e ora non è il caso qui. Poi io sono a New York di nuovo e sto facendo delle foto, interview, era interview di Andy Warhol. Ed eravamo andata alla Trump Tower dove c'era la famosa scala, c'è questa scala, e parliamo di anni 80. Io ho vestito da sera pazzesco, quelle cose divertenti, che lo sai, è pieno giorno, New York, te guardano tutti, stai alla scala, tutti gli ombrelli, le cose. E sulla scala vedo Oriana. Io non la vedevo da anni, io avevo mancato di richiamarla, io ho avuto dei traumi, Simone, che non so. La vedo, mi slancio con tutto il vestito da lì bello e tutto Oriana. La vado ad aspettare lei, lei mi guarda così severa, si gira e se ne va. Io sono scoppiata a piangere, cioè una cosa... Mi dispiacque tantissimo, rimasi come una gridina, però bello per un film, eh? E gli ombrelli, tutti loro lì che aspettano, io che corro lì bellula, lei che mi lascia, io comincio a piangere truccata, bellissimo, bellissimo. Senti, a proposito di vite che sembrano film, la tua storia con Angelo Rizzoli... Ci vuole un pomeriggio, non possiamo... Esatto, io voglio chiederti però un'altra cosa. Tu hai detto una cosa bellissima, che lavorare è la maniera più sana di stare con gli altri. Esatto. Ed è la cosa che ti è più mancata di tutta la sofferenza che hai subito, che hai avuto dopo quello shock. Io ti ringrazio che hai tolto la tua carriera. Perché non era lo star system, non era la vanità, non sono mai stata Narcisa, era il lavoro, l'artigiano, l'artista. È la maniera sana di stare con gli altri. È una maniera. Tutte le altre maniere non sono sane, perché il salotto, un ciacciare. E lavorare insieme è proprio una bella maniera. Quello che... E mi mancava interpretare anche, perché comunque l'artigiano è un artista, quindi è stato durissima. Senti, dopo la separazione con Rizzoli, diciamo, hai dato come un taglio, no? Ci sono stati gli orti biologici, andare a letto presto, la vita lontana da tutta con Ciavarro. Ciavarro dormiva presto, io sveglia. No, figurati, mobili dipinti, abbiamo ristrutturato i casali. Ristrutturati, io con i miei scarsi studi di liceo artistico ho messo su dei cantieri delle cose e siamo stati sempre artigiani, abbiamo lavorato sempre. E poi a un certo punto ti sei stufata e hai detto devo tornare. No, è perché è lo scorpione. Più di un, no, ma non si può, io lo so che fa ridere, però è perché aveva vinto lui. Lui non voleva vincere. Se lo vedi Massimo, è una forma compiuta di scorpione, cioè c'è un tormento che è connaturato alla sua natura, vive isolato a Lampedusa, va a pesca non so di toni, cioè avendo qui il figlio, le cose, e nonostante tutta quella bellezza, anche l'altro giorno abbiamo un po' discusso, perché diceva, e lui non era mai felice, non era felice, io invece ho la vanità, e quella lì è una vanità forse, che mi piace che il mio uomo sia felice di me, è vanità forse, però è soddisfazione. E poi sempre più chiusi, sempre più chiusi, sempre più chiusi. Io ci avevo un'incredibile voglia di tornare a lavorare e questo ci creò un incredibile conflitto, quindi poi andò a finire così. Dopo ho cercato per anni di tornare insieme, ma non ha voluto. Perché lo scorpione si vendica tutta la vita. Cioè lui non ti perdona. Senti, voglio tornare a questi giorni e alla tua malattia. Senti, il tumore è un viaggio anche di incontri di medici, di altri malati, è un viaggio molto lungo. Allora io voglio chiederti tante cose. La prima è, spesso parli dei medici, dei professori che ti accompagnano e della fortuna che hai avuto a trovare delle persone umane, sì. che sono veramente come un Virgilio, no? Che ti accompagnano in questo difficile cammino. Com'è stato scoprire queste persone straordinarie, umane, e questi scienziati anche che ti hanno... Allora, di tre, una cosa che ti prego, perché non, l'ho mancata in televisione, sono dispiaciutissima, perché provo una profondissima... Io non ci avrei mai fatta a vivere quest'anno se non avessi avuto l'oncologo Luca Marchetti e suo padre Paolo. E scrivilo perché so una gratitudine, perché lui è come un fratello, ha 45 anni, è giovane, ma presente giorno e notte, mi ha sostenuta in tutte le maniere, in tutti i modi. Poi mi ha accompagnato in questa apertura di cercare...
nuove risorse scientifiche, quindi sperimentali, tutte queste cose qui, c'è sempre lui dietro. Ed è stato, senza di lui non ce l'avrei fatta, ho una confidenza assoluta fin dal primo momento, ci siamo più o meno, e ho molta ammirazione di lui. Poi all'inizio ero nel Tempio della Scienza, nella Cattedrale della Scienza, l'Humanitas di Rozzano, a ettari quadrati, il professor Santoro, quello della fase iniziale, quello che ha fatto tutte le biopsie, che mi ha incamminato. Poi c'è stato il grande Torre, chirurgo, che lo vedevi dalle mani, mi parlava e sembrava che scavava la pancia. Dico, aspetta, stiamo parlando ancora sulle lastre, lui stava già, apriva la pancia. Il professore Torre, con questa operazione complessa, è andata benissimo. E poi siamo rimasti da cane, perché non ci aspettavamo che con un'operazione dove c'è una mortalità altissima, quindi, e invece che fossero venute le metastasi. E quella è stata, ho passato tutta l'estate con una cura fortissima che non ha funzionato. Da lì si è aperto tutto il discorso anche della ricerca, quindi Verona, l'ospedale Borgo Roma, dove c'è un'eccellenza mondiale di ricerca sul pancreas, condotta dal professor Melisi. E queste sono nuovi farmaci, nuove frontiere. E quindi cominciamo un cammino parallelo, in attesa che il farmaco arrivi, continuo con queste chemio bestiali. Quindi, per tornare a quella cosa dell'inizio, io adesso che è bestiale, ho detto, io muoio, non voglio arrivare che sto così male che non posso mai vedere il nipotino. Voglio arrivare all'uscita di scena in ordine, speriamo che sia possibile. Il viaggio è anche un viaggio in cui incontri altri malati. E tu dici che quando vedi dei malati più giovani ti addolora molto. C'è una solidarietà, ci si aiuta a vicenda. Cosa certo, succede? Certo, certo. Ma più che più giovani, se posso dirti una cosa, però è forse pure troppo. Perché mi è capitato di andare a fare un test, che è la PET, che ti devono inoculare nel braccio del liquido radioattivo. E vabbè, io vivo col PIC, che è una cosa, altri hanno il port, il sottopelle, questo è un ingresso continuo, però queste cose te le fanno nella vita. E quindi era solo 2 settimane fa, madonna, io poi ero in un'altra stanza e ho sentito un bambino piccolo che gridava, Lago, no, mamma, guarda, sto ancora male adesso, perché bambino no, hai capito che ti voglio dire, Lago no, diceva, che dove glielo mettono Lago, piccolino, bambino, la vena, capisci? Sarei voluta andare lì, farlo al posto suo, cioè volevo, però non mi potevo muovere, ero con la cosa. Quello mi ha veramente impressionato. A Rozzano vedere centinaia di trentenni. Allora io guardavo e dicevo, io ne ho 70, io la vita l'ho avuta. Guarda che se avessi 30 anni sarei incavolatissima, o starei qui a dirti, no, ti prego, ridammi la mia vita. Invece è anche per questo che mi dicono brava, ma non è così difficile, perché io ho avuto una grande vita. Senti, a proposito di bambini, ti chiedo, ho letto dei tuoi giochi con il tuo nipote Gabriele, che prendi le macchinine, ti butti per terra con lui. Ti faccio una domanda difficile però, come si spiega a un bambino così piccolo quello che stai attraversando? No, il problema grosso è se me ne vado, perché quello che sta attraversando lui non se ne accorge. Vuoi che io portavo sempre il Panama, non si accorge che non ho i capelli, che ho questa cosa, non si accorge, nonna, nonna Ele, vieni, giochiamo, abbiamo tutto il nostro mondo, ho creato, ecco quello, le priorità, ho creato un mondo con lui, piuttosto se me ne vado, cosa dirgli, perché giustamente la mamma diceva, beh, gli dirò che sei partita, dico no, perché partita l'avrei abbandonato, io voglio dirgli che divento un angelo per proteggerlo, veramente gli voglio dire così, a tutti e due i bambini, gli voglio dire che quando hanno dei problemi devono guardare su, nel caso, se dovesse succedere. Vorrei che gli dicessero questo. Poi c'è un'altra cosa, che vorresti un sacco di cose, no? Dici, ok, ma poi chi se ne frega, quando muori fanno come gli pare, che ti importa, libera. Poi per ridere, perché il senso mio, però io ho un'amica spiritosissima, una grande costumista mia coetanea, però è anche una grande socialite fantastica. Gli ho telefonato, gli ho detto, oh, il funerale lo organizzi te. Come si chiama? Nicoletta Ercole. Uh-huh. Gli ho detto, oh, il funerale lo organizzi te. E ho cominciato a ridere, lei gli ho detto, lo devi fare te, voglio un servizio eccellente. Poi gli ho detto, devi mettere Wider Shade of Pain and Wish You Were Here.
Voglio in entrata wish you were here e in uscita why to shade of pale. Un po' di... Senti, ti faccio una domanda più leggera. Non hai mai nascosto che tu hai provato tante droghe? Sì. No, io ho avuto proprio... Delle dipendenze? Ah beh, sì. Qual è stata la peggiore? L'unica, non ho avuto altro, eroina. Come se ne è uscita? Come se ne è entrata, mi dovresti chiedere. Perché come sei io ho quella famiglia con quei genitori, mi attacco al mio fidanzato. Questo caso che Giulia mi dice fai ste foto, faccio queste foto, Tonino Cervi che mi chiama, io che vado con la veletta, io che divento protagonista di un film. Matura com'ero, ero una ragazza di una diligenza, sembravo coi preside, coi professori, adoravo. Però c'era questa scena di nudo. Ora, una che si fidanza, perché non volevo tutte quelle cose strane che i maschi fanno, e che sto 6 anni fidanzata, faccio quella scena di nudo in una cosa meravigliosa dove capisco che comunque sarà un'immagine forte. Poi io ero di quella generazione via Reggiseno, ma mica su uno schermo. Cioè, ero molto più avanti di quello che poteva essere la cultura del manifesto del camionista nel camion, hai capito? C'avevamo quello snobismo, il mio ragazzo, che erano solo maratone di cinema d'essè, cinema americano, cioè cinema, quindi non c'entravo niente. E di colpo, non mi chiedere perché, ma perché gli uomini non sbagliano mai, perché una che ha avuto un solo ragazzo non è la tipica stella del cinema, no? Quindi io vado con quella fierezza, poi ero una principessa, quindi mi tolgo il vestito di principessa, mi piaceva il vestito di principessa essere, e questo nudo. Un'esplosione, cioè era pieno di ragazze così in quel momento, non si capisce. Invece il pubblico mi sceglie, maschi. Forse perché ero appunto molto pura, non maliziosa, non... È proprio un'esplosione. Io lì impazzisco perché mi lascio col mio ragazzo, comincio una carriera di attrice sola, i miei genitori non esistono. Lasciandomi col mio ragazzo, compro la sua moto che lui l'aveva venduta a un amico, la Honda 750 mitologica. Mi fidanzo il mio secondo ragazzo con uno di 17 anni che è Alessandro Momo, che era il protagonista di Malizia. E praticamente io parto a Londra, le cose, lui dice mi presti la moto, certo, io torno e ci telefoniamo e lui mi dice guarda, faceva scuola al pomeriggio. Io sapevo che aveva 20 anni, ma lui aveva 17, ma non lo diceva. Dice ti porto la moto, ed è caduto al Foro Italico ed è morto. E io non mi ricordo più, ero a casa di un'amica in centro, mio padre mi trova, mi chiama, non so come, non erano i telefonini. Mi dice Alessandro al Santo Spirito, che era dall'altra parte del ponte. Io come una pazza corro, vado lì e lui era appena morto. Ma poi quella sera perché io ero da sola? Dov'era mio padre? Dov'era mia madre? Perché non c'erano mai? Io questa casetta da sola, ventenne, 21, tutti quegli shock, già diventata una star per cose che non sono mie di Lolita, tipo. Alessandro muore, io quella sera sono sola, disperata, mi suona il citofono, penso un amico, suoi paparazzi. Cioè, è stato inevitabile cadere nell'eroina, inevitabile, non poteva essere altrimenti, era la droga della mia generazione, era l'unica cosa che univa quelli che non facevano politica, perché poi era OBR, o droga. Poi c'erano i normali che, viva Dio, hanno portato avanti il paese. Quindi è stato durissimo. Non è che voglio togliermi le responsabilità, ma io non c'entravo niente manco con quello, per quello ti dico nei panni di un'altra. Senti, come sono state quest'estate il matrimonio dei tuoi figli? Il matrimonio di Andrea mi ero operata solo da un mese, quindi avevo... Però nel suo stile, quindi sobrio, Andrea è di una sobria. Andrea, essendo figlio di un pazzo, che è Angelo Rizzoli, ne ha avuto tutti gli shock, l'hai visto com'è tutto. Quindi siamo andati con la zia Rizzoli, che ci teneva tanto, che i cavalli, lei ha una grande scuderia, quindi insomma si somigliano loro. E quindi ha fatto questo delizioso prima la cerimonia in una chiesa sconsacrata bellissima qui a Roma, e poi siamo andati al lago di Trevignano, lì vicino, in un piccolo club molto carino, e c'è stato questo pranzo, a ora di pranzo, e tutto molto... Invece Paolo tutto il contrario, perché Clizia ha messo su questa grande festa. E... Ti sei commossa? Sì, tutte e due le volte, molto. Mi sono commossa. Quella di Paolo è stato meraviglioso perché era il tramonto, era tutto rosa, e c'era Gabri proprio molto presente, e quindi... Era più
esplicita la faccenda. Poi c'è stato il grosso festone e io non stavo benissimo. Poi c'è stata questa sorpresa meravigliosa di Patty Pravo che ha voluto cantarci. Io sono pazza di lei, proprio le voglio un bene, l'adoro. Lei mi sta manifestando un amore, grazie Nicoletta, non sai come. Davvero? Sì. Che cosa fa? Mi scrive, mi scrivono, mi mandano dei messaggi, mi sono vicini, nient'altro. Non siamo mai riusciti a vederci perché io sto sempre un po'. Però lei ha cantato al matrimonio, è stato un momento magico, bellissimo. Hai detto un'altra cosa molto bella. Può sembrare una follia, ma questo è il momento più felice. Devo dire che questo è stato l'anno più bello della mia vita. Spiegami perché. E quando ti succede a 70 anni di andare al centro dell'attenzione e dell'amore dei tuoi figli in questo modo? Quindi è stato bellissimo per questo, perché penso è passato un anno, incredibile, perché è stato un anno che siamo stati così talmente uniti, così talmente recuperando tutto quello che vogliamo fare, che ci rimanga, che io, lo vedi, sono felice. Oddio, la notte quando sono da sola è un po' più difficile. Com'è? Mi viene da piangere. Mi viene da piangere molto perché mi vengono tutti i ricordi dei bambini, di loro piccoli. Poi mi vengono ricordi anche miei di piccola. Poi ricordo molte cose del cinema, ma lì è un dolore che loro mi hanno inflitto. Poi sai, c'è stato dietro Angelo, che è stata tutta la sua volontà. Del resto io non volevo danneggiare mio figlio grande, non ho mai aperto bocca. Ho lasciato fare lo scempio, non mi sentivo più forte. Dopo il dolore è stato enorme. Però ecco, anche quei ricordi lì, insomma, mi viene da piangere la notte, molto. Poi passa però, poi passa perché mi sveglia un nuovo giorno. Poi sai, adesso al di là del fatto che la chemio è tostissima, però non sono dolori, proprio dolori, tipo dolore, perché sai, finché non hai dolore va tutto bene. Quindi è stato un anno di eccezionali sentimenti, c'è poche cose belle come quelle eccezionali, quindi ecco perché è eccezionale, perché persino nel dolore è talmente intenso da costituire un alimento, qualcosa. È un anno intensissimo, niente più bello dell'intensità. Che consiglio daresti a chi ha bisogno di svegliarsi dalla propria vita come hai fatto tu? Che cosa bisogna fare? Non è che posso dare dei consigli, però certamente la vita non si può consumare inutilmente, perché è una cosa, io dico che è magica, perché se non è divina, già una magia. E quindi bisognerebbe sforzarsi sempre, anche di uscire un po' dalla comfort zone, quando la comfort zone è un po' depressa, è un po' rischiare, fare, uscire, muoversi, non lo so. Andare a cavallo, andare a pattinare, andare al supermercato, guardarsi intorno, parlare con gli altri al cinema, aprirsi al cinema, andare al cinema che non ci si va più, sedersi al bar e chiacchierare, aprirsi al mondo e poi non coltivare la solitudine. Ti voglio fare una domanda invece sulla prevenzione, perché Patrizia Sandretto Rebaudengo, che è a capo della Fondazione IEO, mi ha detto che il 50% delle donne in Italia non fa prevenzione. Ma non fa neanche la mammografia? Esatto. Ma è gratis, addirittura io ricevo i foglietti di presentarmi in un dato giorno, sai, quella letta rosa. Come dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Io non sono il miglior manifesto, perché io prevenzione l'ho fatta. Anzi, se io sono qui è perché, quello perché fumo, che i miei figli mi odiano, e cioè avevo una tosse talmente anomala che ho fatto un attack, me la sono pagata, sono andata di corsa e non avevo niente ai polmoni, ma c'era un'ombra lì che mi hanno spedito a fare la PET. Quindi io mi sono salvata per ora la vita proprio così. Però io avevo sempre fatto il programma di mammografie, le cose previste. Ti faccio l'ultima domanda, di una cosa che hai detto che secondo me è bellissima. Ora che sono malata ho bisogno di bontà. Sì. Se una persona deve uscire di scena, deve farlo con bontà. Sì. Ma come si fa a uscire di scena con bontà? Accettando quello che è, perché ognuno ha la sua storia. Non ti devi arrabbiare, non devi... Io non l'ho pensato neanche una volta perché a me, che ti posso dire, non a quello, voraccio. Anche perché quando ho avuto le cose belle non ho mai pensato perché a me. No? Quindi... Quando le belle, perché a me, allora anche le brutte, ma se no, no. Quindi con bontà fare il proprio dovere.
fare quello che è necessario, rispettare gli altri. Ci vuole un'enormità di pazienza. La malattia mi ha portato un'enorme pazienza. I miei figli mi hanno detto che sono molto migliorata. Io sì, mi sento libera da responsabilità. Adesso posso morire, non devo più dimostrare niente a nessuno, perché la vita c'è un... tutto ha un senso, tutto ha un perché. Io credo sempre al fondamentale comportarsi bene. Comportarsi bene, voler essere gentili con gli altri, d'animo e di tutto. È una buona metodo, perché comunque poi ti ritrovi, vedi, ti ritrovi così, che comunque il dare e avere io ce l'ho in ordine. Grazie. Ma grazie a te, mille. Ma è stato un tale piacere.